Abbiamo lavorato parecchio durante la sosta, abbiamo cercato di migliorare gli equilibri e soprattutto la cosa che salta all'occhio è che comunque abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori che dovevano essere recuperati e quindi diciamo che la squadra è tornata a essere una squadra abbastanza competitiva, insomma. Ora sicuramente quando tu perdi parecchie partite, anche a livello psicologico, a livello di testa, sicuramente vieni influenzato e quindi magari giochi con un po' di paura, tra virgolette, e questa chiaramente non ti fa fare le cose giuste e soprattutto magari quando vai in difficoltà in qualche situazione, roba del genere, poi diventa più difficile recuperare. Ma guardi, noi siamo attenti a tutto quello che può succedere sul mercato, a parte il fatto che non è facile trovare giocatori che possono essere importanti per questa società, cioè non ce ne sono tantissimi. E poi, visto che non è che siamo ancora messi benissimo, cioè magari non è che vengano neanche tanto volentieri, nonostante il progetto, la conoscenza delle persone, roba del genere, sappiano tutti che è un progetto importante, però in questo momento magari preferiscono altre soluzioni. Beh, allora, innanzitutto la cosa più importante in un momento come questo, penso che un allenatore che ha fatto il professionista fino a poco tempo fa, è quella di avere primo se stesso tranquillità e di trasmetterla alla squadra. Cioè, chiaramente, la cosa più importante è quella.